squadrino. Buonanotte Vera, grazie davvero di essere qui. E noi dobbiamo raccontare la storia di Vera Squadrito, perché Vera è la mamma di Giordana Di Stefano, vittima di femminicidio, una ragazza che aveva 20 anni. Noi l'abbiamo raccontata perché è una storia che va raccontata e che Vera racconta nelle scuole, perché continua a farla vivere portando proprio la storia di questa figlia vittima di femminicidio, come Giulia Cecchettin sostanzialmente, perché era davvero piccolina. Vorrei che Vera la raccontassi tu fin dall'inizio. Tanto grazie dell'invito, grazie, sono veramente onorata. Raccontare di Giordana è sempre molto difficile, ma bisogna farlo affinché non accada mai più, perché mia figlia era molto giovane quando ha incontrato chi poi gli ha tolto la vita, aveva 15 anni, quindi l'età più bella, l'età della spensieratezza. Quando lo ha incontrato se ne innamorò perdutamente, proprio perché questi uomini purtroppo, dico purtroppo, hanno una visione molto da principe azzurro. Lei si innamorò di questa immagine, perfetto, biondo, alto, un bel fisico, e se veramente è stato per lei il suo primo amore. Quindi nessuna esperienza. Si innamorò di lui perdutamente, e a 15 anni non puoi pensare che la gelosia diventa poi ossessione. Anzi, mia figlia pensava che quella gelosia e quel possesso era la dimostrazione che l'amava. In realtà nel tempo tutto questo è diventata violenza verbale, violenza psicologica, ma soprattutto anche violenza fisica, che io ho scoperto successivamente. Anche perché Giordana rimane incinta. A 16 anni mia figlia diventa madre. Di quest'uomo? Sì. Del suo carnefice, e da lì è iniziato la vera violenza, perché lui non voleva questa bambina, gli impose di abortire, lei rifiutò, e da lì iniziarono veramente i problemi, ma soprattutto è iniziata quella violenza psicologica, la denigrazione. Cosa continua faceva? Ma gli diceva che era brutta, che doveva... Era bellissima Giordana. Mia figlia era bellissima, sicuramente. Per una mamma i figli sono tutti belli. Ma Giordana lo era. Giordana lo era, era dentro e fuori bella. Ed era anche molto buona, molto umana. Ha dato mille possibilità a lui di recuperare, possibilità anche di essere padre, cosa che lui non ha voluto fare anche successivamente alla nascita di Asia, che oggi ha quasi 13 anni. E questa bimba è stata la svolta per mia figlia, perché lì ha deciso di denunciare il padre, che mia figlia è una delle vittime di femminicidio che hanno riconosciuto la violenza, è stato denunciato, ma purtroppo quella denuncia non è stata, diciamo, la svolta, no? È stato il riepilogo di morte, perché il giorno prima dell'udienza lui la uccide. Vera, ci sono due momenti in questa storia. Nasce la figlia, Asia, e lui, diciamo, non fa il padre, no? Tu come ti accorgi che esercita violenza anche fisica su tua figlia? Qual è la prima volta che hai, come dire, consapevolezza che questa ragazza viene maltrattata non solo psicologicamente, ma subisce anche violenza fisica? Aveva dei lividi sulle gambe. Io gli chiesi perché questi lividi. Mia figlia amava la danza e praticamente lei si giustificò dicendo che era caduta, le faceva le prese, faceva anche balli insieme al partner, diciamo. Era molto brava, è vero. Sì, e quindi lei mi disse che non, che era caduta. Questa, diciamo, io ci ho creduto, perché in realtà Giordana cercava sempre di giustificare, oggi col senno di poi, no? Cercava di proteggerlo e quindi nascondeva, come tutte le donne. Ma mia figlia aveva un grosso problema, aveva una dipendenza affettiva fortissima verso quest'uomo, proprio perché attraverso le parole riusciva a manipolarla. Pensava che non fosse mai abbastanza,
gli diceva sempre che non valeva nulla, che lui era l'unica spiaggia della sua vita. Queste parole sono state per lei delle lame affilate che hanno distrutto l'autostima di Giordana. Oggi me ne accorgo che questo strumento, il maltrattante, lo utilizza tantissimo. Vera, ma Giordana aveva avuto delle problematiche in una fase, diciamo, preadolescenziale, era stata bullizzata a scuola, era fragile per qualcosa che le era capitato, o era semplicemente caduta, come si cade, nella dipendenza sentimentale, sessuale da un uomo? Può succedere? Assolutamente accade, sì. Accade a chiunque? Sì. Allora, Giordana intanto era una ragazza socievole con tutti. Quindi non era successo piena, niente mai, nella sua infanzia. Non ho mai visto mia figlia Giordana in situazioni particolari a scuola, mai ha dimostrato un problema specifico di bullismo o comunque di non integrazione. Lui l'ha portata all'insicurezza, perché le continue parole denigratorie l'hanno portata a crederci. Lei credeva di non valere nulla, lei credeva di essere brutta e quindi tentava disperatamente di essere ciò che lui voleva, e cambiava in continuazione, non vestiva più allo stesso modo, cercava di non uscire sempre con le amiche, questo l'ha resa debole e dipendente. È con una grande fatica che lei è uscita fuori da questo... Perché lei a un certo punto denuncia... Denuncia, sì. E lui sparisce. Lui sparisce. Per un po' di tempo. Sì. Sembra che l'incubo sia finito. Diciamo che è stata una sparizione anche dettata dalla denuncia. L'avvocato di lui gli disse: cerca di stare adesso lontano. Ma in realtà lui non è mai scomparso completamente. Perché poi nel 2014 spuntò, verso la fine del 2014, perché non solo voleva andare all'estero e di conseguenza aveva chiesto a mia figlia di mettere una firma, dato che lui aveva la bambina, quindi sì. Andare all'estero per lavoro, aveva bisogno di una sua firma. Questa è stata la prima apparizione. Strana per certi versi, no? Chiedere il passaporto e andare a lavorare, uno che è all'estero, uno che non è mai uscito da casa, uno che soprattutto non ha mai lavorato, ed era un Tu li conoscevi i genitori di lui? Li conoscevo, sì. Com'erano? Ma erano delle persone che giustificavano ogni azione. Io ho chiesto aiuto a loro quando c'erano state degli atteggiamenti violenti. Aveva scavalcato il cancello di casa, era entrato furtivamente dentro casa nostra di notte, aveva messo un'app nel telefonino a mia figlia che io avevo scoperto. Quindi avevo chiesto aiuto, avevo detto soprattutto alla madre e anche al padre di aiutare questo ragazzo, che in realtà aveva qualche problema gestionale nel rapporto. E loro lo giustificavano, dicevano che era innamorato. Addirittura la madre un giorno mi disse: tu tienila a casa tua figlia e lui sta tranquillo perché lui è innamorato. Da lì ho capito che non potevo avere un aiuto concreto. Con Asia com'era, come padre? Indifferente. Inesistente. La cosa che